Ma cosa ne dopo in vero? Tutte domande futili. La vera domanda è cosa ne penso di Gamera The Bird? E la risposta? Lo amo! È il miglior prodotto kaiju mai uscito in questi ultimi anni. E Kong Skull Island? Ma va a cagare! Ma ragazzi, in che splendida era temporale stiamo vivendo? Forse lo stiamo dando per scontato, ma sta uscendo un sacco di materiale succoso a tema kaiju ultimamente, per non parlare di altri progetti che dovranno ancora uscire. Uno dei contenuti che mi ha sorpreso ed è stata una graditissima sorpresa è il ritorno di lui, del monarca, del re. Ecco King! Niente paura, King è un amico, non ci farà nessun male. Gamera! Dopo 17 anni dall'uscita del suo ultimo film, Gamera ritorna in tutto il suo splendore. Non sul grande, ma sul piccolo schermo, purtroppo. Che è già qualcosa. Ma è lui, in tutto il suo splendore, in tutta la sua maestosità, pronto a far sentire il suo acutissimo grido ruggito. Che c'è? Che fine ha fatto il suo film del 2015? Quel video fighissimo non è un trailer! È un corto commemorativo rilasciato nel 2015 in onore al 50° anniversario di Gamera. Non è un teaser del suo prossimo film. E adesso che sai di questa storia, la smetti di rompermi i zebedei e metterti il cuore in pace? Ragazzi, mi dispiace essere stato così duro con te, ma sono dei tasti dolenti pure per me. Ma dai, guarda il lato positivo. Hai il nuovo prodotto di Gamera disponibile su una piattaforma streaming accessibile a tutti. Quindi dai su, vai a casa a guardarlo. Dicevo, quando mi hanno mostrato il suo primo teaser trailer, facevo fatica a crederci. Ero convinto che fosse una saga morta. Facciamo una brevissima storia di Gamera. La Toho fa il Godzilla del 54 e ha successo. La Daiei, altra casa cinematografica giapponese, fa: anche noi vogliamo il nostro Godzilla. E fa Gamera. Fa film più infantili ed è più amati da bambini. Solo che dopo la sua terza pellicola, Gamera contro Gaos, la saga comincia a decadere e la Daiei rischia di fallire a causa del magna magni di soldi. Infatti, si può notare dai film successivi che per riempire il minutaggio mostravano le clip delle pellicole precedenti, fino ad arrivare al film Gamera Super Monster, che è composto unicamente da tutte le scene dei film precedenti ogni volta che Gamera appariva sulla pellicola. Daiei, fallita bancarotta nel 71, ed è stata acquisita dalla Tokume e con l'aiuto della Toho ha prodotto quella fantastica trilogia Heisei. E se tutti amano il tartarugone gigante è per merito dei tre film di Kaneko. Poi è arrivata la Kadokawa, che ha fatto Gamera dei Brave, che si avvicina di più all'atmosfera delle Rashowa e utilizza i bambini come protagonisti rispetto a quelle Heisei. E questo è finora il suo ultimo film. Piccola curiosità che ho scoperto mentre stavo scrivendo il copione. Kaneko, il regista della trilogia Heisei e di Godzilla GMK, voleva realizzare un quarto capitolo su Gamera e voleva farlo attaccare per Arbor. Takashi Yamazaki ha detto: figa, se lo fai, ti do una mano. Ecco un attacchione. C'era in mente di realizzare un Godzilla contro Gamera. Infatti, Kadokawa, quando ha bussato a casa Toho per proporgli il film, questa ha detto di no. Ma è una storia un po' complicata e lunga che meriterà un video a parte. Fidatevi, è una cosa che qui in Italia pochissimi conoscono. Quindi, se siete interessati al mondo dei kaiju, iscrivetevi, attivate la campanella e bla 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 varie per rimanere aggiornati. Tornando all'anime invece, no, veramente ero sorpreso di vedere il teaser trailer perché avevo paura di non vedere più niente su questo fantastico kaiju. Com'è la serie? Com'è l'anime? Beh, benvenuti in questo nuovo episodio di doppia recensione nel quale io, GSA, andrò a recensire sia l'action figure che il prodotto. Andiamo! Per la prima volta qui recensirò una serie animata insieme ad un action figure e mi sento abbastanza teso perché è la prima. Ma io non sono onnipotente, ma guarda cosa so fare con il potere dell'editing.
Ambientato nel 1989, la storia narra di quattro ragazzini. Boko, 11 anni, il protagonista principale, ed è il più fragile del gruppo. Junichi, di 12 anni, è la mente del gruppo, anche se crede in teorie complottiste. Joe, della stessa età di Junichi, è il più premuroso, amico d'infanzia di Boko, ed è molto protettivo in quanto ha perso sua madre e suo fratellino in un incidente e vede in Boko un riflesso di quest'ultimo. Infine Brody, l'unico americano del gruppo. Inizialmente era un bulletto, ma dal secondo episodio farà parte della compagnia. Possiamo già vedere le prime due caratteristiche tipiche di questo franchise, soprattutto collegate all'era Showa. In primo luogo, i protagonisti sono bambini. Gamera è famoso per essere l'amico dei bambini e l'anime non esita a mostrarli come unici protagonisti. In secondo luogo, la presenza di personaggi americani. Scopriamo infatti che il Giappone possiede diverse basi americane. Essendo appena terminata la guerra fredda, è normale che ci siano avamposti occidentali e di conseguenza la prole di coloro che la occupano. Il primo episodio ci mostra già la situazione. I tre ragazzini giapponesi vogliono comprarsi una radio satellitare per rimanere in contatto, visto che Boko, alla fine dell'estate, dovrà trasferirsi in un'altra città per continuare gli studi, e questa le permetterà di sentirli. Dopo che Brody e la sua gang rubano i loro risparmi di un anno, i tre si organizzano per riprenderseli. Stanno per volare fuori quando arrivano delle sinistre figure volanti a seminare il panico. Sono niente poco di meno che i Giaos, i storici nemici di Gamera. E riflettono molto l'atmosfera dell'Elysei, uno stormo di mostri ghiotti di carne umana. E la serie non si fa problemi a mostrare la loro carneficina, non solo a livello di predazione, ma anche tramite l'utilizzo dei loro poteri, ovvero i famosi raggi bisturi. Dei laser così affilati da tagliare a metà grattacieli, aerei e... arti umani. Veramente, c'è molta violenza gratuita in questa serie. E nonostante i protagonisti siano bambini, e quindi si potrebbe pensare che questo prodotto d'animazione sia diretto a loro, ad un pubblico giovane, molte scene con sangue e gore fanno cambiare idea. E lo adoro. Una delle caratteristiche che adoro di più di Gamera è... sono i loro combattimenti, che non si fanno problemi a mostrare così tanta violenza e gore. E in questa serie riesce ad usare benissimo questo mix, regalando allo spettatore battaglie molto cruenti, ma ben coreografate, che vi lasceranno a bocca aperta. Il design di Giaos è nuovo, molto ripugnante, ricorda dei goblin scheletrici con le ali, e lascia una sensazione di disgusto e ribrezzo, sia quando sono vivi che quando vengono brutalmente uccisi. Si scopre che le uova di questi mostri sono state scoperte da una misteriosa squadra nel sottosuolo della Nuova Guinea e si dimostrano già violente anche in giovanissima età. Una volta che hanno invaso Tokyo, l'esercito americano ha provato a fermarli, riuscendoci solo in parte. Infatti, la maggior parte di loro viene uccisa da Gamera, che si dovrà affrontare contro il Giaos gigante. Ora qui c'è un omaggio sia all'era Showa che a quella Heisei. Possiamo vedere che durante lo scontro contro il Giga Giaos, lui perde la gamba destra, esattamente come succede nel film Il Guardiano dell'Universo. Inoltre, un'altra sua caratteristica è come viene ammazzato. In quanto fra tutti i kaiju che abbiamo visto in un prodotto targato Kadokawa e no, Giaos è l'unico che viene ucciso nelle maniere più cruenti possibili. Sì! Non sono ancora alla fine del primo episodio e mi sto già emozionando. Alla fine dello scontro, dopo aver ucciso la gigantesca minaccia, Gamera vola via, lasciando il cadavere a marcire. Il quartetto di ragazzi, gli unici testimoni dello scontro, vengono soccorsi dalla Eustache, un'organizzazione simile Monarch di questo universo, che si occupa di studiare queste strane creature. Ma passiamo al Pegasin! Una volta che finisco di parlare di un episodio, passo alla action figure. Non vi sta bene questa cosa, il video è mio. Ok, a nessuno importa del Pegasin, ma ho visto su internet figure di destroyer della Monster Arts vendute a 100 euro solo perché non aveva quella cacchio di scatola di cartone. La figura non vale nulla, ma non è neanche la scatola. Però se ci mettete qua in basso a destra due piccoli loghettini, ecco che la cifra salirà del quadruplo. Sul retro abbiamo le foto di come si presenterà l'action figure, con tanto di accessori, e uno spazio trasparente dove possiamo vederla in anteprima. Dalle varie scritte si dice che hanno utilizzato il modello 3D dell'anime, che le articolazioni sono così mobili da dare al modellino posizioni organiche e che include una base e dei gadget per riprodurre l'impressionante forma del volo. Guardate, abbiamo la scritta Gamera con dei graffi, di lato è presente la figure così da poterla esporre di lato, ed infine davanti
Sì, mi è arrivato il box con l'adesivo attaccato, ma si opera in tutti i posti disponibili proprio davanti al nome. Ora, spiga, rapidamente vi elenco 20 punti dove potete posizionare questa cosa rossa. Ok, no, sono tre, ma è sempre meglio qui che davanti al nome. Dai, però con un po' di straccio modificato si rimuove tutto. E voilà, ecco fatto. Una volta rimosso si ha la foto della tartaruga in tutta la sua magnificenza. Design minima, ma che verso sporco la foto. Ma riprendiamo con l'episodio successivo. Eustace. L'ho pronunciato benissimo. Eustace. Nel secondo episodio la Eustace regala al quartetto dei walkie-talkie, molto potenti, e rivela che in caso si dovessero imbattere in qualche pericolo, possono utilizzarli per chiamare aiuto. E infatti, guarda caso, si schiudono delle uova all'interno della base, uova che abbiamo visto in incubatrice nell'episodio precedente. E nascono tanti piccoli Jiger, un kaiju che lo abbiamo visto in un film dell'era Showa. Brody, il figlio del generale della Eustace, United States Force Japan, ha origliato la discussione tra suo padre e la Eustace e attraverso i walkie-talkie comunica con gli altri tre e li invita ad andare con lui ad affrontare i mostri che, citando le sue parole, sono grandi quanto cagnolini e non dovrebbero essere un problema. Ora, io ho fatto i compiti per casa. Mi sono visto e ho provato a comprare tutti i film dell'era Showa di Gamera. E fra tutti i kaiju che vedremo in questa serie, Tiger, è l'unico che ha subito dei notevoli cambiamenti. Nel film è una creatura demoniaca che viene risvegliata una volta tolto un sigillo protettivo e ha diversi poteri. Un raggio incandescente dal corno, può lanciare amo di cerbottana delle pseudo siringhe dalle zanne, sui palmi delle zampe ha delle ventose molto potenti e infine, sulla punta della coda, un pungiglione che può infilzare i propri nemici e deporvi un uovo. Jiger, insieme ad un altro kaiju che tratteremo più avanti, è quello che si allontana parecchio dal materiale originale e se devo essere sincero questa cosa mi ha dato un po' fastidio. La caratteristica principale che hanno voluto mantenere è la loro versione cucciolo, in quanto nella pellicola originale Gamera sta rischiando di morire proprio a causa di quella bestia che è stato impiantato dentro di lui. Come un parassita, lo sta consumando uccidendolo dall'interno. Nell'episodio si vedono tanti piccoli cuccioli di Jiger, ma quelli insieme il pungiglione alla fine della coda e del suo verso anonimo sono le uniche cose che ricordano il Jiger Showa. Attenzione, io sono d'accordo con gli stravolgimenti, ma quando ci si allontana così parecchio dal materiale originale, ecco che comincia un po' a darmi fastidio. I ragazzi, sapendo dall'origliazione del padre di Brody, sanno che nelle fognature si trovano i cuccioli di Jiger e perciò, armati di un'utilissima mazza da baseball, si addentrano per affrontarli. Ma colpo di scena, i cuccioli si sono fatti la guerra fra di loro e solo uno è sopravvissuto. Ed è cresciuto fino a diventare una creatura di 40 metri. I nostri eroi stanno per perire, ma grazie all'aiuto dei militari vengono portati in salvo. Il kaiju esce fuori dal terreno e arriva a Gamera in tutto il suo stramaledetto spettacolare splendore. Le forze armate però attaccano il nostro amato tartarugone ed è grazie a Brody che, prendendo coraggio e affrontando suo padre, del quale nutre rispetto ma anche timore, lo convince a smettere di bombardare Gamera e a concentrarsi su Jiger, il vero nemico. Il padre acconsente, iniziando a bombardare il mostro rivale ed è grazie a questo indebolimento Gamera infiamma la sua mano. Un potere simile l'abbiamo visto nel film Gamera contro Iris, il migliore della trilogia in serie. La infila nella bocca del mostro e lo brucia vivo. Il combattimento che appare a fine episodio, anche se dura pochi minuti, lo si goda appieno ed è terribilmente soddisfacente. Tanto io duro molto di meno. Ma guardiamo più da vicino l'amico dei bambini. Ho fatto una battuta sul... E subito dopo ho detto la parola bambini. Mi sento sporco dentro. Appena lo avete in mano, la prima cosa che noterete è la sua compattezza. È grande e pesante. Probabilmente una delle figure più pesanti che ho nella collezione. È più pesante del mio cervello, non pesa un chilo. Il carapace è così grande e succoso ed è molto largo. Vi faccio un paragone con la mia mano. Se quando afferro il mio Godzilla IA mi basta aprire leggermente il pollice dall'indice, con Gamera invece devo spalancare la mano e
gigantesca. Per farvi capire quanto sia grande la mia mano, questa è la mia testa e questa è la mia mano. Gamera è più grande della mia testa. Devo fare un TS o porca Eva. Cioè devo prenderla con due mani così per simulare quel trend del cavolo dove le persone prendono varie bestie e girano su loro stessi come mentecatti con quella musica idiota. Cioè per farvi capire, io quando faccio quella volta ogni 6 mesi, anzi facciamo 8 perché sono più as fuck, l'acquario della mia tartaruga, io prendo Dino con una mano, la sposto e la sollevo. Cioè faccio meno fatica a prendere una tartaruga vera rispetto a questa che è finta. Per quanto riguarda i dettagli, nulla da dire. Queste registrazioni le ho fatte volutamente con una macchina fotografica perché voglio riprendere persino i micro dettagli. Per la pittura hanno fatto un ottimo lavoro. Non che debba essere un completo oggetto monocromatico, infatti è tutto verde, ma delle belle sfumature. Gli artigli, l'azzurro presente nelle scanalature dell'addome e persino nella bocca, dove la guancia sfuma nel verde. Non hanno nessuna traccia di sbavature. Qualche dentino sì, ma essendo così microscopico non mi faccio nessun problema. Ma lasciatemelo dire, gli occhi, tipo... Notate nulla di strano? Sapete perché? Perché vi guarda dritto. E sapete perché? Perché a differenza di tutti gli occhi dipinti a mano dei Godzilla sguerci a modo di Ruggero De Cei, che hai citato, qui hanno deciso di usare una stampa xerografica. E per chi non sapesse cosa fosse, detta in maniera bruttissima, che se un professore di grafica mi dovesse sentire, giustamente mi boccerebbe all'esame, è una specie di stampa che una volta applicato su un materiale si fonde fino a diventare un tutt'uno con esso. Cioè, paragoniamolo con gli occhi di Godzilla Ultima, visto che siamo a tema Netflix. Una micro punta di pennello che fa una macchia gialla, seguita poi da un'altra micro puntina di pennello che fa la pupilla rossa. Ok, figlio della merla, però non avendo altre SH Monster Rest di Godzilla, con gli occhi grandi non posso fare altri paragoni. Ma basta andare su internet e fare una breve ricerca per ritrovarci un lavoro di pittura così storto, degno di una galleria di Picasso. Sinceramente vi do un consiglio, Bandai, visto che siete i miei più fedeli iscritti, top donatori. Fate gli occhi così. Le figure ne gioverebbero molto e anzi danno quella sensazione ancora di più di vivo, essendo lucidi. Ma soprattutto pieno di dettagli che sarebbero impossibili da realizzare a mano con l'ausilio della pittura. Per quanto riguarda le articolazioni, com'è messa? Beh, nel terzo episodio si apre con il quartetto minorenne che sale a bordo di una nave futuristica della fondazione Eustace. Mi sono dimenticato come si pronuncia. I loro accompagnatori sono l'ingegnere James Tazaki, che ha un ciuffo imbarazzante esattamente come il mio, ma anche adesso infatti, per via di questo caldo sto sudando come dannato, e la dottoressa Emiko Melchiorri, che vogliono prendersi in custodia i ragazzi. Perché di sì, anzi, si ha la sensazione che ogni volta che i ragazzi si spostano ci siano dei kaiju cattivi che lo vogliono seguire. Nell'imbarcazione, oltre ai nostri protagonisti, sono presenti anche pezzi di cadaveri di vari kaiju e l'urilium, un cristallo che rileva la presenza di un kaiju e che potrebbe essere la chiave per scoprire i loro misteri. Verranno portati in una piattaforma oceanica dell'Eustache per produrre esperimenti su di essi. L'episodio si concentra su Junichi, che viene approfondito il suo personaggio e racconta come abbia conosciuto Joe e Boko, e perché viene etichettato come il personaggio più stupidotto, quando in realtà si dimostra un personaggio che ci vede giusto e le sue supposizioni sono corrette, esattamente come avviene nei vari film della Showa. È lui il primo a vedere una certa correlazione fra le apparizioni dei kaiju in vari punti del pianeta e come questi possono avere una qualche relazione con antiche civiltà. È sempre grazie alle sue intuizioni che riescono a fermare la minaccia dell'episodio. Infatti il kaiju avversario, protagonista di questo episodio, è niente po' di meno che Zigra, il mostro squalo. E... devo dire che è l'episodio più debole della serie. Non perché nutro un enorme disinteresse per questo mostro, Zigra, che schifo. Ma perché già dal terzo episodio sta rischiando di diventare una serie ridondante. I protagonisti vanno in un posto, vengono attaccati da un mostro, arriva Gamera a salvare il Kyurlo,
fine dell'episodio, guarda il prossimo e così via. Quando guardavo questa serie dicevo carino, ma niente di più, ed invece ma... Vi ricordate quello che dissi su Ryu Jaeger? Dissi in passato remoto, qualche minuto fa con Jaeger, che si allontana così tanto dal materiale originale? Ecco, il secondo kaiju in questione è Zira. Nel film del 71 è un alieno colonizzatore che, dopo aver inquinato pesantemente il suo pianeta natio, decide di invadere la Terra e rendere gli esseri umani suoi schiavi e principale fonte di cibo. Questo, secondo me, di tutti i film della Showa, è quello più debole. Questo non esiste. Nota dovere, però. Trovo affascinante che alcuni mostri di Gamera non siano solo delle bestie selvatiche, ma anche degli alieni con cui puoi parlare, discutere, interagire. Lui si presenta come Zigra e dice: io vi invado e vi mangio. E da un certo punto di vista è molto inquietante. Nella serie animata hanno tolto l'unico soldato interessante e hanno stravolto pure il design. Se nel film del 71 si vede che è uno squalo goblin molto appuntito, nell'anime sembra più una razza, sembra più un Gyaos marino che il vero e proprio Zigra, per non parlare dei poteri che gli hanno tolto. Nel film Showa, oltre che a parlare, camminare, nuotare, ha vari raggi che possono fare un po' di tutto. Creare terremoti, teletrasportare, distruggere cerone male. Ok, l'ho fatto bene a togliere queste boiate e mettere un generico raggio laser. Ma la cosa che faccio veramente fatica a concepire è quella coda dannatamente lunga. L'utilità principale è quando la utilizza per bloccare Gamera da una presa che potrebbe rivelarsi mortale. Ma anche quando esce fuori dall'acqua, Zigra è strano. Veramente si fa fatica a collegarlo al film del 71. Dopo tutti questi combattimenti, un po' meno nel terzo dove l'abbiamo visto notare, io mi auguro che questo bestione possa fare delle movenze da wrestler professionista. Voglio che prenda le corde del ring per emulare la famosa 619. E invece le articolazioni sono buone. Principalmente hanno lavorato su 4 pezzi, di cui 2 specchiati. Tutto il resto invece ha un carapace non articolato, ma smontabile. Ma ci arriveremo con calma. L'articolazione della testa ricorda molto quella di Godzilla King of the Monsters e Sage. Può completamente alzarla per guardarla in cielo e abbassarla completamente per guardarla in basso. Non mi dà fastidio come quella di Godzilla perché, essendo una tartaruga, è ingobbita. Quindi un senso di chiusura ci sta rispetto al re dei mostri che ha una postura fiera e vederlo con il collo così, come citato nel mio video IA, sembra che abbia la scogliosi. Per quanto riguarda la bocca, può aprire e chiudere, ma sembra che la giuntura della mascella sia abbastanza debole. Riesce comunque a tenere chiuse le fauci. E sì, pure qui c'è quella sciocchinata di articolare la lingua che, è bella come idea, ma non vedo l'utilità. Ha una lieve apertura farfalla sulle spalle, ma l'articolazione sul gomito è inesistente. La mano si può abbassare lievemente, allora mi chiedo, perché questo braccio hanno utilizzato 5 pezzi di plastica quando ne potevano usare benissimo solo 3? Storia diversa per la gamba invece che, anche se abbastanza limitante, permette di inclinare il piede e piegare molto bene il ginocchio. Non è per niente allentata e di conseguenza può dare un'ottima stabilità alla figure, facendola assumere delle pose dinamiche, seppur limitate dal pezzo tutt'uno del carapace. Nel secondo episodio abbiamo visto Gamera alzare le braccia e tenere la schiena inclinata per sollevare Jaeger. Purtroppo non possiamo emulare quella scena perché le mani non si possono girare. Ma soprattutto manca un'articolazione al busto che lo renderebbe inclinato. Ed è proprio un peccato perché se avessero studiato un metodo carino per metterci un'articolazione funzionale, come l'abbiamo visto nella Revoltech del primo Gamera Esei, si sarebbe potuto dare alla figure un po' più di dinamismo nelle pose. Lo so pervertiti, volete la coda? Sì, lo so. Volete godere come cinghiali fra dicembre e febbraio? Ecco, guardate qui. Niente. Dimenticatevi dei succosi 17 cm. Cioè, volevo dire segmenti presenti nelle code di Godzilla. Gamera ne ha solo 7. Non è importante quanto sia grande il martello, ma quanto batte il chiodo. E com'è quello di Gamera? Diciamo che fa il suo sporco lavoro. Certamente, se lo si posiziona a collo di cigno come nei vari Godzilla, fa cagare. Ma perché Gamera non tiene la coda così? Ha buon range di piega? Sì. Si abbassa e si alza bene? Sì. Si staccano i pezzi a guardare come in quelli di Godzilla? No!
mi va benissimo così. Articolazioni senza infamia e senza lode sono a posto. Nel prossimo punto tratteremo di gadget, quindi riprendiamo con gli episodi. Prima che i nostri eroi salgano sopra la piattaforma galleggiante, la dottoressa Emiko fa una scoperta curiosa. I cadaveri degli Aos, anche se sottovuoti, si stavano decomponendo rapidamente. Ma stando vicini all'Orillium, non solo la decomposizione rallenta, ma i tessuti subiscono uno strano cambiamento, come se si stessero rigenerando. Infatti si scopre che l'Orillium tiene in vita i kaiju ed è presente in ognuno di essi. Per questo quando un kaiju muore si decompone rapidamente. L'Orillium perde la sua luminescenza, portando a un rapido deterioramento del mostro. L'unica eccezione è Viras, il calamaro gigante, il cui cadavere mummificato si trova sotto la base galleggiante. Tuttavia, Joe è l'unico del gruppo che non è contento di tutta questa situazione. Vuole giustamente tornare a casa sano e salvo, lontano da tutti questi problemi. E a causa del suo trauma subito da suo fratello e da sua madre, è molto protettivo verso i suoi amici e l'unica cosa che vuole è ritornare a casa sulla terraferma. Diciamo che ci ha visto giusto, perché indovinate chi apparirà sul più bello? Esatto! Un altro mostro, e niente proprio di meno che Guiron, che dopo essersi pappato il cadavere di Zigra, si dirige verso la piattaforma, dove risiedono i nostri eroi. Oh, tutti i posti del mondo, proprio Oliva, eh? Che coincidenza, eh? Guiron è un kaiju con un design terribilmente stupido. In pratica ha un gigantesco coltello sul muso e lo usa come arma principale. Ma in questa serie a mani basse è il kaiju più figo che Gabra abbia mai affrontato. Oltre al fatto che fa dei salti altissimi, come nel film originale, ed è snodabilissimo, usa la forza di gravità per slanciarsi e di conseguenza dare un colpo più potente con la sua lama contro i nemici. Ma poi, yeah. Quanto diavolo è figo il suo design! Ok, sì, anche qua è diverso dal materiale originale, però guardate! Se prendiamo il film del 69, ha delle zanne da cinghiale simile a Gamera. Qui no, ma in compenso, quando reagisce, nella parte della mascella, quando si apre per mostrare le fauci, possiamo vedere le due mandibole che fiancheggiano ai suoi lati, lungo le parti piatte della lama, che una volta chiuse si compongono e la lama diventa un tutt'una mo' di pace. Faccio schifo a spiegare, ma infatti ho provato a mostrarvi le foto, le clip dell'episodio per darvi un'idea. Comunque sono questi i design curiosi, geniali, interessanti che avrei voluto vedere anche sul Zigra. Dubito che possa uscire una SH Monster Arts dedicata ad ogni singolo kaiju presente in questa serie, ma se mai dovessero farlo su Guiron, sarei il primo a prenderlo. Ma oltre al design e alla messa in scena del mostro, il combattimento è qualcosa di sublime. Gamera fino ad allora l'abbiamo visto menare, annientare, distruggere nelle maniere più cruenti possibili i vari mostri avversari, prendendo solo qualche piccolo graffiettino. Ma nel combattimento contro Guiron, qui è tutto diverso. Il mostro coltello è agile e con i suoi scatti fulminei dimostra Gamera che ha trovato pane per i suoi denti. Gli infligge delle terribili coltellate lungo i fianchi. E tu, spettatore, senti il dolore della bestia e grazie ai suoi riciti lamentosi empatizzi con lui. Qui Gamera le prende di brutto. Ma è vantaggiato almeno, con le sue pane di fuoco può colpire a distanza qui. Ma di cosa stiamo parlando, signori? Io questa cosa non l'ho mai detta perché è il potere più stupido che si possa mai dare ad un kaiju. Nel film del 69, sui lati delle lame di Guiron, spara dei maledetti shuriken negli arti di Gamera, che gli causeranno un balletto stupido. Mai e poi mai si sarei immaginato una riproposizione di questo potere così stupido, ma fatto così bene. Come avete visto, grazie a delle onde elettromagnetiche, spara le sue scaglie lungo tutta la schiena e utilizza la lama come mirino. Geniale, è geniale! E grazie a questa tecnica acceca la nostra tartaruga all'occhio sinistro e sfruttando questa sua disabilità gli amputa il braccio destro! Ok, non è la prima volta che in un prodotto di Gamera vediamo un kaiju essere tagliato a fette. Però quanto diavolo è bello vedere il kaiju protagonista buscarle di brutto anziché uscire illeso come l'abbiamo visto in quasi tutti i film di Godzilla. Ma non è finita qui! Gamera, è finito.
Guiro però coglie la palla dal pazzo e trafigge Gamera. E questo cade inerte. Poi succede una cosa. Le zampe e la testa rientrano nel carapace. Cosa vuoi fare? Spuntano fuori le iconiche fiamme blu. No. E cominciano a far roteare il guscio. Non ci posso credere. Quiro, spaventato, gli lancia qualche shuriken, ma non può fare molto. La trottola gigante in movimento si fionda su di lui. Il mosso coltello evita il suo attacco saltando, ma Gamera si ferma proprio sotto di lui e lo finisce. Non vi faccio vedere la scena perché merita di essere vista. Wow, in questa serie hanno preso i poteri più stupidi mai creati e li hanno resi la cosa più epica di sempre. La minaccia è stata debellata, ma Gamera, ancora dentro il guscio, cade nel mare e sembra che per lui sia finita. I nostri ragazzi, per scappare dal pericolo, prendono l'ascensore e scendono nel piano inferiore, dove si trova la mummia di Viras. Vi trovano una pietra di Aurelium e, toccandola, iniziano a vedere strane cose. Ora, la serie sta cominciando a prendere una piega interessante, perché è grazie a questo episodio che possiamo notare che la Eustache stia tramando qualcosa di losco. Losco che metteremo da parte perché, da bravo stronzettino, mi focalizzerò sui gadget. Oh, prima vi lamentate perché volete vedere i gadget, adesso vi lamentate perché volete sapere come continua la serie. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Abbiamo le pinne che formano le ali, pure queste dettagliatissime e bellissime, fatte di una gomma morbida anziché di plastica dura. Abbiamo anche il busto davanti intercambiabile, pure questo per metterlo in modalità volo. Ehi, solo ora noto delle somiglianze con le scaglie di Ghidorah. Una base fighissima, Cristo santo, voglio tatuarmela da quanto cavolo sia bella. Ed infine un bastoncino di plastica dove mettere sta roba. Oh ragazzi, io questi stand non so se amarli o odiarli, perché devi essere un ingegnere quantistico per riuscire a trovare la posizione giusta per metterci sopra la figure. E una volta trovato, varia da modellino a modellino, la sua stabilità è qualcosa di imbarazzante. Oddio, ho ancora i traumi di Rodan Singular Point. Ah! Mettiamo alla prova lo stand di Gamera. Per farlo bisogna amputare la tartaruga così e staccargli la coda. I passaggi sono molto scorrevoli e i pezzi non sono solidi e non si ha paura di rompere qualcosa di delicato. Ho detto precedentemente che il guscio si smonta e lo si prende per così, come se fosse una palla da bowling. Pure questo nessun problema nello smontarlo. Si attacca il pancino nuovo ed infine le ali. Ma che bello! Le ali possono fare un lieve movimento, ma nulla di che. No, che figata, ho notato ora che si vedono le punte dei piedi rientrati. Carino! Si può togliere con facilità le ali per mettere le zampe anteriori, per farlo ricordare al Gamera Showa, oppure ad una scena che si vedrà più avanti. Sarebbe stato carino, certo, se avessero messo pure il braccio amputato o la mano rossa infuocata, ma dettagli. Ma ora passiamo al posizionamento dello stand, sperando di non avere i secondi traumi del Rodan Singular Point. No, dai. Tutto sommato ci sta. Mi ricorda molto la Eustache di Gamera contro Iris, che ha gli stessi gadget, salvo la mano infuocata. Non lo tiro fuori, cioè... Oh, Matteo di Monster Movie ha fatto un suo video dove ha chiesto la mia collaborazione. Per vedere i dettagli, guardate il suo video. E finalmente, anime in pena, continuiamo col quinto episodio. Dopo che i ragazzini hanno toccato l'Aurelium, hanno una visione del passato e si scopre che... Non ve lo dica! So che la maggior parte di voi non ha visto questa serie, per questo mi rifiuto di continuare, perché voglio che lo andiate a vedere. Anche per quelle 3 o 4 persone che commenteranno questo video, non scrivete niente inerente a questo episodio. O meglio, assicuratevi di scrivere in maiuscolo SPOILER, lasciando una ventina di spazi a capo per permettere allo spettatore di cliccare su Leggi tutto e mostrare la vostra opinione su questo episodio. In questo episodio si spiega tutto!
Si spiega cosa sono i kaiju, spiega come mai attaccano sempre i protagonisti, perché Gamera sembra proteggerli, tutto quanto. Ed è incredibilmente curioso come di solito i prodotti di kaiju trattano il tema dell'ambiente. Qui no, fanno qualcosa di diverso e unico. Neanche Godzilla ha mai, mai toccato un argomento del genere. E lo fa in maniera improvvisa, così veramente un fulmine a ciel sereno. Se fino ad ora la serie ci stava dimostrando un anime violento e gore destinato principalmente per pischelli, ora si dimostra un prodotto valido, maturo e che potrebbe competere o essere alla pari di un anime come L'Attacco dei Giganti. Ed è proprio per questo che non voglio spoilerarvelo, che non voglio dirvi niente, ma semplicemente andate a vedere Gamera Rebirth. Punto. Ho detto precedentemente che la nuova minaccia è Viras. Chi è Viras? Apparso nel film del 68, quarto film di Gamera, è il capitano di una navicella spaziale che, dopo che Gamera gliel'ha distrutta, diventa gigante e comincia a lottare contro di lui. Ora, sembrerò ipocrita perché ho detto che con Jaeger e Zigra hanno cambiato backstory, ma con Viras non mi ha dato così tanto fastidio. E per un motivo principale. Di tutti i kaiju affrontati, è quello più pericoloso e temibile. È il boss di tutti gli altri mostri. Esattamente come era nel film del 68, dove tutti i suoi sottoposti lo chiamano capo. Il design è completamente diverso dal film, è vero, ma seriamente, volevate vedere un calamaro molto snello con il becco da pulcino, dai! Ha a che fare un po' con lo spazio, esattamente come Viras. Se Gauss è il kaiju più iconico della saga di Gamera, qui Viras invece è quello più pericoloso e temibile. Nel suo film l'unico potere che ha sono i suoi tentacoli, che li usa a mo' di frusta oppure come lance, in quanto sono molto affilate. E questa cosa lo mostra pure nell'anime, dove lo si vede avere due falcette appuntiti, ma non lo utilizza, vabbè, che spettacolo. E il fatto che possa chiudere le creste sulla testa per creare una punta affilata. Ma mostrare una cosa del genere sarebbe sembrata ripetitiva, visto che l'abbiamo visto prima con Guiron. Qui invece sì, Viras può aprire le creste, ma lo fa per lanciare un raggio potentissimo. E nei suoi tentacoli, essendo un calamaro, sono dei conduttori per delle potentissime scariche elettriche. L'unica cosa che non ho particolarmente apprezzato è il suo colore, questo giallo ocra. E citando Travatar nella sua recensione, ricorda molto il Legion della trilogia Isei. Mi sarebbe piaciuto vederlo argentato, però boh, non lo so. Forse l'hanno fatto oro per non confonderlo con Zigra, credo. Sta di fatto che in questo episodio viene brutalmente ammazzato da Gamera, dopo che questi stava cercando di attaccare i nostri protagonisti. E, in un certo senso, ricorda molto la sua fine nel film originale. E questa cosa l'ho apprezzata un casino. E apprezzo un sacco anche le dimensioni di questa figure! Questo è il terzo Gamera che ho, ed è il più grosso di tutti. Facciamo un confronto con quello del film di Iris. E la Revoltech del secondo film contro Legion. Paragoniamolo a tripletta di Singular Point, che stanno molto bene vicini, infatti lo posizionerò insieme a loro nell'esposizione. E, per farvi un'idea più chiara, lo paragonerò con il Godzilla IA. Visto che siete bambini e non avete i soldi e potete permettervi solo le IA e i bootleg. Mi sono appena dichiarato superiore dei bambini. Dio, faccio pena. Purtroppo il suo design non si abbina bene a quelli del Monsterverse, ed è un peccato. L'unico che non mi disturba l'occhio è quello del terzo film di Iris, ma chissà, mi piacerebbe vedere in futuro un Gamera live action che possa essere tranquillamente paragonato al design del Monsterverse. Il verdetto finale di questa figure è che è bellissima. Mi piace molto, è resistente, è robusta, facile da smontare e rimontare, veramente il top di gamma. È da tanto tempo, veramente consigliatissima, ed è da tanto tempo che non vedo una Ice Age Monster Hearts fatta così bene e con tanta cura. Affrettate ad acquistarla però, perché sta seguendo le stesse orme del Godzilla Minus One e Sage. Sta scomparendo, in molti negozi è già esaurita, mentre in altri, da bravi sciacalli, ne stanno alzando il prezzo. Dove l'ho acquistata io, visto che me lo chiedete e non mi dà un po' fastidio rispondere a questa domanda, perché non sono pagato dai negozi per fare pubblicità, ma in questo caso fa strano dirlo, ma io l'ho preso da Amazon Italia. Qui lì lo vendono ancora a prezzo di partenza, quindi se siete ancora interessati e volete prenderla, correte immediatamente. Ma ora avviciniamoci alla conclusione dell'opera. Ok, questo episodio è strettamente collegato con quello successivo, quindi vi dirò delle cose fuorvianti per cercare di essere il più lineare possibile. Se le notate, vi chiederei gentilmente di chiudere un occhio
e farò finta di niente. Grazie. Uno dei cadaveri di Gauss che erano in incubazione, a causa delle radiazioni dell'Orillium, prende vita e inizia a cibarsi del cadavere di Viras. Intanto Gamera, per via delle numerose ferite, e dopo aver portato i protagonisti sulla terraferma, rischia di perire. Grazie agli sforzi di Tazaki, riescono a montare una base militare temporanea e, grazie ai migliori scienziati e veterinari, curano Gamera con l'ausilio dell'Orillium. Il cristallo, infatti, come accennato precedentemente, cura le cellule dei kaiju e lo aiuta nella sua guarigione. Tuttavia, la sostanza con il quale è composto il minerale è presente anche nei kaiju e di conseguenza quel piccolo Gauss, una volta che si è divorato tutto Viras, diventa una creatura gigante e mostruosa, abominevole. Non posso spiegarvi cosa succede qua perché rischierei di rovinarvi la visione, sa di fatto che quel Gauss mutante si sta dirigendo verso la combricola dei ragazzi, pronto a compiere il piano che gli è stato imposto dall'alto. Questo Gauss mutante ha un design curioso. È più grosso rispetto a come l'abbiamo visto la prima volta. Ha quattro occhi, due per lato, e anziché avere due corna, ne ha quattro, collegate da una membrana. Ora, io questa cosa molto probabilmente esagererò nel dirla, ma... E se fosse una citazione a Iris? Oddio! Sì, prendete calmi! Lo so, è una cosa molto forzata, però Iris è una forma evoluta potenziata di Gauss. Qui abbiamo una forma evoluta potenziata del mostro pipistrello. Le corda ricordano le ali di Iris, ad un certo punto si sente pure il suo suono. Non dico che sia quel mostro, sto dicendo che è una citazione carina. Camera guarisce dalle sue ferite per il tempo. Lotta contro la sua ultima nemesi e, con le sue ultime forze, lo sconfigge. E sparando un raggio potentissimo verso il cielo, annienta definitivamente la grande e vera minaccia. Ed infine, muore. Si sgretola. Come ho accennato prima, in questa serie, una volta che i kaiju perdono tutti i loro poteri, si sgretolano definitivamente. Camera ha sconfitto il suo ultimo avversario. La pace può regnare. E di conseguenza si merita il suo meritato riposo. Ma non temete, ragazzi! Citando Camera dei Brave, una volta che la tartaruga muore, esattamente come Mothra, ne arriva un suo sostituto. I nostri protagonisti, che fino ad allora sono stati protetti da lui, ora ricambieranno il favore, proteggendo il piccolo Toto. La serie finisce con due scene post-credit. Nella prima, Tazaki, grazie all'Orillium, ha creato il primo smartphone della storia e, secondo questa linea temporale, sarebbe lui il nuovo Steve Jobs. Nella seconda, invece, c'è una chiamata inaspettata che, se devo essere sincero, non mi ha fatto molto impazzire. Perché così ha rovinato la scena commovente che abbiamo visto in qualche episodio precedente. Spero e mi auguro che tutto questo verrà spiegato in una possibile seconda stagione, allora. Conclusioni! Ragazzi, non ignoriamo l'elefante della stanza. Le animazioni fanno cagare. Non nella parte dei kaiju, che è bella ed emozionante da vedere, ma gli umani sono inguardabili, purtroppo. Ricordano molto l'animazione dell'ultimo gioco di Pokémon per Nintendo Switch, non mi ricordo il titolo perché mi piacciono i Pokémon, dove è scattosa, con dei bassi frame rate. Secondo me avrebbero dovuto puntare più su un'animazione a modo di Singular Point, con i kaiju in 3D e gli esseri umani in 2D. Questo potrebbe essere un problema perché molti, vedendo i primi minuti, potrebbero essere infastiditi e di conseguenza non proseguire nella visione. Tuttavia, una volta superato questo fastidio, la serie diventa coinvolgente e, spinti dalla curiosità su come il quarto episodio finisce, dal quinto la serie inizia a prendere una piega del tutto inaspettata. Il problema però è arrivare al quarto episodio, perché già dal terzo episodio rischia di diventare ripetitivo con i ragazzini che scappano inseguiti dal mostro. Io, personalmente, durante la prima visione non ho avuto questo problema, ma forse perché sono abituato a questo genere e questa cosa potrebbe variare da persona a persona. Ma fidatevi, se siete curiosi guardatelo fino al quinto episodio e se vi sorprenderà scrivetemelo qua nei commenti. Ovviamente prima precisate che ci siano degli spoiler. Se non vi è piaciuto sono comunque curioso di sapere il vostro punto di vista, quindi commentate pure. Io l'ho amata molto.
Mi è piaciuto molto come abbiano preso l'immagine di camera e l'abbiano riadattata così bene, stravolgendo il materiale originale ma rimanendo fedeli e rendendolo godibile al pubblico di oggi. E quando parlo del materiale originale non mi riferisco a quello delle Reisei, ma a quello della Showa. Il più sempliciotto è ridicolo, con protagonisti bambini e storie molto infantili. In questo anime hanno preso il concetto di Gamera amico dei bambini e lo hanno reso più maturo e sensato. C'è un motivo se Gamera è così protettivo verso i ragazzi protagonisti di quest'opera. C'è un motivo se i Kaiju avversari vogliono farmi fuori. E nello spiegarlo c'è una riflessione profonda e interessante. E questo tipo di denuncia è una cosa che mai mi sarei aspettato di vedere in un prodotto sui Kaiju. Il mio più grande sogno, oltre alla seconda stagione, un possibile film live action che possa raggiungere il livello di profondità e maturazione come l'abbiamo visto in quest'anime. Mi dispiace che negli episodi della mia recensione sia stato poco dettagliato con la trama degli umani. Ho volutamente omesso molti dettagli perché veramente ci tengo che molti di voi possano guardare quest'opera, passata in sordina purtroppo perché, oltre a non essere stata doppiata in italiano per via dello sciopero dei doppiatori, è uscita una serie live action che ha rubato le luci dei riflettori. Non ne faccio una colpa, assolutamente, ma ehi, adesso che avete tempo a disposizione, correte subito a vederla. Sensei, devo dirti una cosa importantissima. Oh, dimmi. Gamera 2015 è uscito veramente, è Gamera Rebirth. In che senso? Guarda i concept art del Gamera del 2015, guarda i Yaos, sono uguali a quelli di Rebirth. Cacchio, hai ragione. A parte i colori e i dettagli variano pochissimo. Quindi, a inizio video, avevo ragione nel chiederti quando uscirà Gamera 2015, no? Sì, cioè, anche se è uscita una serie anziché un film. E ora, che possiamo fare? Aspettare, ragazzo. E se vuoi vedere qualche film su Gamera, sa accontentarsi di quelli vecchi. Ma per ora, dobbiamo solo aspettare.